la giornata. Parte ringraziare Marco Castelluccio, che Roberto si è dimenticato di ringraziare. Lo so, un dettaglio tecnico logistico. Grazie, cioè, Marco. C'è un regalo per tutti voi, per chi se lo prende, ovvero volete un manifesto, una locandina originale nel NALUG del Linux del 2013, nuova, ve la staccate, ve la prendete, è vostro. Aiutateci a smontare. Adesso Marco Ferrigno, l'ultimo talk della giornata, quello che state aspettando tutti, per andarvene, che ci parlerà del data hiding. Ok, adesso si sente. Grazie a tutti per esservi trattenuti fino a quest'ora. Tra le vostre facce vedo persone che comunque stanno qui da stamattina, quindi per premiare il vostro grande senso di stacanovismo cercherò comunque di non deludervi. Parleremo di data hiding. Quando ho cominciato, insomma, a preventivare questo intervento, ne parlavo con degli amici e dei colleghi. La prima cosa che mi hanno detto: Marco, ma ci vuoi insegnare a fare il terrorista? Poco ci manca, ma diciamo che sostanzialmente quello che impareremo da questo intervento sarà, allora, daremo prima un'occhiata alla cronistoria sull'occultamento dei dati, parleremo di steganografia, sarà molto importante, insomma, valutare l'occultamento dei dati non solo su GNU Linux, ma anche in ambienti multipiattaforma. Questo perché? Perché ovviamente il software libero non esiste solamente per GNU Linux, ma anche per altri sistemi operativi. Parleremo di anti-digital forensics, questo è un argomento molto caro. Chi segue gli interventi del NALUG da diverso tempo, almeno per quanto mi riguarda, sa bene che parlare di analisi forense è quasi una mia prerogativa. Stavolta parleremo di anti-analisi forense, vedremo un pochino, insomma, come muoverci in questo ambiente. Parleremo di strategie di mitigazione e soprattutto vedremo un pochino gli sviluppi futuri in merito ovviamente all'occultamento dei dati. Questo perché, se ho il microfono fermo è meglio. Così va meglio. Allora, questa simpatica slide che vedete è praticamente un pochino storta, alla fine perché l'ho messa? Perché è una slide tratta dall'intervento dello scorso anno. Come vi dicevo, questo è un percorso che comunque ho deciso di intraprendere con il NALUG e con il Linux Day in particolare, in modo tale da tenere, insomma, tutto collegato. Lo scorso anno, questo è uno screenshot di una slide, appunto, dello scorso anno. Come potete ben vedere, magari si vede in piccolo, ma comunque si vede, venivano citate le parole crittografia, steganografia, data hiding, virtualizzazione, tutto in merito ovviamente agli strumenti per la messa in sicurezza, parlando di limiti ed ostacoli. Ovviamente, prima di addentrarci nei tecnicismi, che magari a quest'ora possono annoiare, però vi garantisco che comunque sono interessanti, c'è da fare una premessa necessaria. E la premessa necessaria è data comunque già dalle immagini che trovate all'interno di questa slide. L'occultamento dei dati va inteso sia in maniera benevola che in maniera malevola. Quindi ovviamente si possono creare dei distinguo sui quali ovviamente bisogna fare i dovuti ragionamenti. Per chi ha intenzioni malevole, ovviamente l'occultamento dei dati è utile per la scrittura di malware, per i segreti a danno di terzi che magari sono da diffondere. Si pensi ovviamente a un caso di attualità, cioè al caso Prism, oppure addirittura per chi ha intenzioni benevole o comunque lecite, si tratta di utilizzare le tecniche di occultamento di dati per quanto magari riguarda la segretezza in ambito lavorativo o comunque ancora, basti pensare appunto agli argomenti di attualità che ci sono, che sentiamo praticamente tutti i giorni ai telegiornali, al lavoro che fanno gli attivisti politici per nascondere, per occultare ovviamente dei dati che servono ovviamente in particolari contesti sociopolitici affinché certe informazioni possano passare. Questa era una premessa necessaria, altrimenti poi mi accusavano che mi insegnavo a fare il terrorista e non va bene. Una rapida occhiata, insomma, alla timeline, perché parlare di steganografia e crittografia non è solamente una cosa da valutare ai giorni nostri, ma è una cosa che comunque parte dal passato. Una rapida carrellata, si parte dai geroglifici nell'Egitto nel 2000 a.C., fino comunque alle tecniche di occultamento dei dati descritte da Sun Tzu nel libro dell'Arte della Guerra.
Una cosa molto importante a livello storico è la presenza, ad esempio, del cifrario di Cesare. Poi dopo, insomma, daremo un attimo un'occhiata alle tecniche di crittografia che hanno caratterizzato l'utilizzo del cifrario di Cesare. Andando un pochino più ai giorni nostri, attenzione alla griglia di Cardano, siamo del 1550, e un primo esempio di steganografia. Voglio catturare la vostra attenzione anche sul cifrario di Vigenère. Tenete bene a mente questo nome, che tra qualche slide lo rincontreremo, senza poi contare altri esempi di steganografia o crittografia, o meglio ancora, se vogliamo appunto focalizzare la nostra attenzione sull'occultamento dei dati, anche il codice Morse. Il codice Morse era nato come tecnica di occultamento dei dati, così a seguire il codice Enigma utilizzato nella Germania durante la Prima Guerra Mondiale, fino sostanzialmente ai giorni nostri, quindi insomma l'invenzione della tecnica dello scambio di chiavi, l'invenzione della chiave pubblica, fino alla digitalizzazione vera e propria della steganografia. Ovviamente mi avete sentito in queste poche slide citare costantemente due termini, crittografia e steganografia. Quindi adesso concentriamoci su entrambe le terminologie, vediamo le dovute differenze e vediamo insomma tutto l'aspetto tecnico che c'è a contorno. Per crittografia, che cos'è? Molto semplicisticamente, si intende quella tecnica di rappresentazione tale che io possa dare un messaggio a un mio destinatario in maniera ovviamente occulta. Come si lavora tendenzialmente con la steganografia? Si lavora con due tecniche, si lavora per sostituzione o per trasposizione. Tenete presente che sostanzialmente parlare di trasposizione è come avere a che fare con un anagramma. Avete presente gli anagrammi? Perfetto, quindi in pratica si prende una parola, le stesse lettere che compongono quella parola si invertono. Per sostituzione invece la cosa è un pochino più complessa. Un primo esempio di cifrario e sostituzione era appunto il cifrario di Cesare, solamente che poi giustamente col tempo si è scoperto qual era la codifica o l'algoritmo da eseguire, e quindi era normale che comunque non venisse più utilizzato ai giorni nostri. Gran parte delle differenze tra sostituzione e trasposizione ve le ho dette praticamente adesso. La particolarità della trasposizione di un cifrario a trasposizione e che può essere praticamente craccato a mano, se si tratta di un anagramma è normale che ci troviamo in una situazione del genere. Per sostituzione invece la cosa è un pochino più complessa, anche perché la complessità dei cifrari a sostituzioni sono praticamente proporzionali alla complessità e al livello computazionale della nostra tecnologia. Ovviamente più si va avanti più il livello di difficoltà nell'elaborare un algoritmo per sostituzione ovviamente avrà nel tempo una sua complessità. Un esempio di crittografia a sostituzione, e sicuramente perché insomma chi si siede in quest'aula ha degli interessi comunque nel mondo dell'informatica, ha sentito parlare del DES, okay, che è uno standard, e il Data Encryption Standard. Molto semplicisticamente l'ho voluto riassumere con questa frase, quindi spero che i puristi della crittografia, ce l'ho con te, mi possano perdonare. In pratica vale 16 cicli di trasposizione e di sostituzione per ogni gruppo di 8 lettere. Si prende una frase, gruppi di 8 lettere, si applicano 16 cicli di trasposizione e 16 cicli di sostituzione. Attenzione, sembra una stupidaggine e di una complessità non indifferente, soprattutto se ovviamente paragonata a quei cifrari per trasposizione, dove praticamente il craccaggio era quasi a mano, non c'era bisogno di potenziali calcolatori. Il DES ha però una particolarità. Siccome a noi piace hackerare, nel senso buono del termine, cioè nel senso spezzettare il codice fino comunque ad arrivare a quelle che sono le sue debolezze, una particolarità appunto del DES è quello che comunque il DES non è affidabile. Quindi per quanto io vi abbia detto questa cosa simpatica dei 16 cicli di trasposizione e sostituzione per ogni gruppo di 8 lettere, l'Electronic Frontier Foundation si è inventato questa simpatica scheda elettronica che vi ritrovate davanti. È costata $250,000, monta praticamente 1800 processori ed è capace di bucare una password crittografata in DES praticamente in un paio di giorni. Questo perché? Perché l'Electronic Frontier Foundation, tramite questa apparecchiatura che viene definita la Deep Crack, è stata capace praticamente di dimostrare che comunque questo algoritmo non è comunque affidabile, costringendo quindi gli organi competenti, mi viene ad esempio in mente l'IE o comunque tutte le commissioni e i direttivi che si occupano dei vari standard ISO per quanto riguarda insomma tutte quelle cose che riguardano gli standard nel mondo informatico, li hanno costretti insomma a migliorarsi e ad andare avanti. Vi ricordate quando vi dicevo di Vigenère? Perfetto, chi è che ha dei device Cisco in quest'aula? Un bel po' di gente, eccolo là, soprattutto tu. Dovete essere pronti a buttarli per un semplice fatto. Allora, è ancora in uso,
dal 1586, e già questo dovrebbe essere un attimo un danno, ovviamente con le dovute modifiche del caso. Ci sono dei tool basati su web, e uno di questi l'ho segnato appunto a quell'indirizzo che vedete, è utilizzato in molti device Cisco, però il problema è che a quella pagina web che vi ho indicato c'è tanto di chiave di decifrazione. Dovreste essere sconvolti in questo momento, quindi penso che il vostro silenzio sia sinonimo di turbamento interiore. Mi rendo conto, poi domani le aziende che fanno recupero di materiale informatico avranno molti device Cisco da buttare. Dalla crittografia passiamo alla steganografia. Io vado pazzo con la steganografia e faccio interventi a Linux Day dal 2009 ad oggi, e mi ero promesso che un giorno o l'altro avrei tenuto un intervento sulla steganografia. Sempre in maniera molto semplicistica, per far arrivare le cose, perché a noi piace essere generalisti e arrivare alla gente. Come si fa a non confondere con la crittografia? Molto semplice, basta porsi questa domanda. Il messaggio è visibile oppure è invisibile? Ma visibile anche se è incomprensibile, l'importante è che si vede. Molto semplice. Se il messaggio è visibile, a me non interessa che sia comprensibile o meno, l'importante è che si vede. Se è visibile, sto parlando di crittografia, quindi il messaggio è criptato. Se invece è invisibile perché è nascosto in altre forme, allora parliamo di steganografia. Quindi in pratica la steganografia non è altro che quella tecnica che si prefigge di nascondere un messaggio da dare a due o a uno più destinati, a più interlocutori. Vi ho scritto un caso reale che ha dell'eccezionale sostanzialmente. Molti di voi conosceranno sicuramente la rivista PC World. Nel 2004 è stato pubblicato un articolo che parlava praticamente di strani punti gialli che si vedevano in controluce da una pagina stampata con una Xerox Dog Color. Anche il vostro silenzio in questo caso, mi rendo conto che vi state turbando, perché in pratica questa stampante stampava una qualunque cosa, ok? Mettiamo il caso che stiamo stampando una fotografia, un manifesto, la brochure del Linux Day, e in controluce si vedevano praticamente questi puntini gialli. Poi si è scoperto che praticamente questa stampante la utilizzavano tutti i servizi segreti dei paesi dell'Europa dell'Est, non si è capito come mai. Ma a parte questo simpatico dettaglio, ho aggiunto questa immagine molto simpatica di questa cosa qui in basso, che sembra un lettore MP3, ma sostanzialmente non lo è. Quella è una Minox camera, ed è stata inventata da un'azienda statunitense per un semplice obiettivo sostanzialmente, cioè senza mettere in controluce i fogli di qui sopra, leggeva automaticamente questi strani puntini gialli. Infatti è definita negli ambienti la Minox Spy Camera. Questi puntini gialli non erano altro che il numero di serie della stampante. Ovviamente erano puntini gialli che potevano rappresentare il codice seriale della stampante, ma erano comunque modificabili. Ovviamente lavorando a basso livello, perché si tratta comunque di una stampante che ha un suo software interno, quindi comunque ci si poteva lavorare sopra e far passare in maniera segreta qualunque messaggio. Anche questa parte di silenzio, mi rendo conto che vi ho turbato in questo momento, quindi possiamo andare avanti. A parte ovviamente l'articolo su Linux World, su PC World, perdonatemi, deformazione professionale parlare di Linux. Siamo arrivati quindi alla steganografia digitale, quindi quella proprio da fare a PC sostanzialmente, perché appunto già vi facevo tramite la timeline, vi ho detto che c'erano degli esempi di steganografia tramite la griglia di Cardano, e stiamo parlando di circa del 1550. I metodi steganografici sono sostanzialmente due, inserimento e sostituzione, molto simile quest'ultimo alla già precedente citata tecnica che si usa per la crittografia. La cosa nuova in questo caso è l'inserimento, perché comporta appunto l'inserimento di contenuti aggiuntivi. Però un attimo di riflessione. Riflettiamo proprio sulla potenza della steganografia. Cioè, in pratica si prende un file che si vuole nascondere, che sia magari un file di testo che contiene praticamente tutte le password di una vita. Esempio molto blando, ma allo stesso tempo anche molto reale. Si vuole steganografare all'interno di un file vettore. Questo file vettore può essere un MP3, può essere un'immagine, può essere un video. E quell'MP3, quell'immagine, un video, quando ci andiamo a cliccare sopra, sarà eseguita normalmente come un file MP3, come un file immagine, come un file video. Nascondendo appieno, quindi rendendo invisibile il contenuto che noi appunto volevamo nascondere. È eccezionale. Molti programmi, questa è una cosa che stavo dimenticando ma è importantissima, oltre a lavorare per inserimento e sostituzione agiscono anche sul least significant bit, sull'ultimo bit significativo, il cui compito per chi insomma bazzica di programmazione e di calcolatori elettronici è quello ovviamente di determinare la parità o la disparità comunque di un numero.
Adesso andiamo avanti e affrontiamo la cosa praticamente come piace a noi del Nalogo, del Linux Day. StayGuide, questo programma io lo uso dalla mattina alla sera, mi trovo benissimo, non sono pagato dalla community di sviluppo, anche perché le community di sviluppo lavorano a gratis, quindi non vi preoccupate, non sto facendo pubblicità in maniera occulta, tornando ovviamente al topic dell'argomento. L'utilizzo di base è molto semplice, StayGuide, parola chiave embed, meno cf, nome dell'immagine, meno f, file di testo che voglio praticamente nascondere. Mi verrà chiesto di inserire una password, mi verrà chiesto di ripetere la password e dopo praticamente mi sarà data l'ok dell'operazione che comunque è andata a buon fine. In pratica con questo comando che cosa ho fatto? Ho preso il mio file secret.txt, un file di testo, in pratica l'esempio che vi facevo prima, all'interno del quale ho scritto vita, morte e miracoli di persone che magari voglio rovinare, ok? Le inserisco appunto in questa immagine. E il gioco è fatto, perché quando io vado a cliccare su quell'immagine, io visualizzerò l'immagine così come praticamente il mio occhio, o meglio l'occhio umano, è capace di vederlo. Ci siamo? Per desteganografare il file, che magari ho intenzione di inviare a un amico il quale conosce la password, comunque perché comunque mi sono messo d'accordo e mi fido di questa persona, il comando da eseguire invece è il seguente, stguide extract-sf e il nome dell'immagine. Viene chiesta appunto di inserire la password, viene ripetuta e praticamente insomma la desteganografia è andata comunque a buon fine. La particolarità di StayGuide è che funziona per sostituzione, non funziona per inserimento. Teniamo bene a mente questa differenza perché adesso vedremo un caso reale con un esempio rapido e indolore. Bella locandina, eh? Bella, a me piace, una bella locandina. Allora, questa è la locandina del Linux Day, ovviamente. Ho preso praticamente un frammento di esadecimale, spero che riusciate tutti quanti a vederlo, si vede? Riuscite a vederlo? E immagino che chi sta davanti si deve un pochino alzare. Ci siete? Vado avanti? Ok, perfetto. Vabbè, nulla di particolare perché in pratica questa qua è la parte finale del file originale, ok? Nella prima colonna c'è l'offset, nelle colonne successive fino alla penultima sostanzialmente c'è la sua rappresentazione in esadecimale, nell'ultima colonna c'è la rappresentazione in asci. Una particolarità sulla quale vi chiedo di concentrarvi, ma se non ci vedete ve la dico io, che in pratica gli ultimi caratteri sono FF di 9. Vi chiedo solamente questa particolarità qua, FF di 9, ricordatevi questo, ok? Ricordando l'utilizzo di StayGuide, che cosa faccio? Prendo sempre il solito file di testo all'interno del quale decido di metterci tutte le password di una vita o magari decido di scriverci segreti di una persona che ho intenzione di rovinare, utilizzo StayGuide e inserisco questo file di testo all'interno dell'immagine. L'analista, quello esperto, che ovviamente non può fare affidamento sull'occhio umano perché l'occhio umano alla fine vedrà sempre la stessa immagine, non noterà alcuna differenza, prenderà sempre il suo lettore esadecimale preferito e che cosa farà? Praticamente si andrà a vedere i caratteri. Non vi dico adesso di guardarli perché vi sono venuto incontro e ho fatto un trova le differenze. Allora, sostanzialmente trovare le differenze è relativamente facile per il semplice fatto che vi ho già detto che StayGuide lavora per sostituzione, quindi prende un tot di caratteri e li sostituisce con altri caratteri tramite un determinato algoritmo. Se avessimo utilizzato un software per l'inserimento dei per la steganografia ad inserimento, dopo il famoso FF di 9 ci saremmo trovati magari con una stringa lunga così. Siccome FF di 9 in esadecimale rappresenta la terminazione di un file JPEG, ok? Io che sono un analista forense, dopo l'FF di 9, se vedo tutto quello, capisco che all'interno del file è nascosto qualcosa. Quindi andrò a studiarmi la parte asci dell'esadecimale, fin quando ovviamente non troverò il file di testo che è stato steganografato all'interno del file immagine. E questa è una cosa giustamente, tra virgolette, riservata agli analisti, ma che gli analisti stessi possono ovviamente cadere in fallo per il semplice fatto che comunque si fa molto affidamento a quelli che sono i sensi nel senso umano del termine, cioè l'occhio non vede la differenza tra il file originale e il file steganografato. E attenzione, questa non è una cosa che si ripercuote solamente sulle immagini, ma anche su tutti i file multimediali, su tutte le tipologie di file. Cioè un file audio steganografato, quando io clicco play sul mio lettore, si sente normalmente. Stessa cosa per un file video, quindi comunque non ci sono differenze tali che i sensi umani insomma possono rendersi conto della differenza. Continua la nostra panoramica sui tool open source,
d'altronde devo parlare per forza di tool open source, e lo faccio anche con piacere tra l'altro, e vi presento quest'altro programma, VB Stego for Open. La particolarità di questo software è che oltre ad essere open source è anche multipiattaforma, quindi se a casa qualcuno di voi ha un Mac o un Windows, a parte il mio anatema personale, si prende anche insomma la possibilità di poter utilizzare questo software. Questo software lavora perfettamente su file immagini tipo BMP, su file di testo, su HTML e soprattutto sui file PDF. Sui file PDF è un po' difficile lavorare a livello steganografico, per il semplice fatto che comunque le intestazioni PDF sono un pochino complicate da interpretare a livello di lettura esadecimale. Ma la particolarità di questo software, ma come d'altronde insomma i software open source sono vincenti un po' ovunque sostanzialmente, è quella appunto di lavorare tranquillamente su file PDF che sono coperti da password o da certificati digitali. A molti di noi magari sarà capitato di aprire un PDF dove c'è la necessità di mettere un certificato, la necessità di avere le password, eccetera, eccetera. Ovviamente sfruttiamo un pochino anche i bug di Adobe Acrobat, perché comunque è un software pieno di bug, senza contare proprio i bug che ha l'azienda in sé per sé, dato che qualche mese fa si è fatto fregare praticamente username e password di un pochino di utenti, qualcuno di loro registrato, ma questi sono dettagli. IDAN è uno dei miei software.